Allora la politica che deve fare qualcosa. Allora, come ha detto qualcuno al Consiglio Comunale, visto che di centrodestra siete voi, spero che riusciate a fare qualcosa voi con questo centrodestra, visto che chiunque non vuole ascoltare nessuno. Ripeto, ieri vedendo usciti i sindaci dal Consiglio regionale, impotenti, inascoltati, sbeffeggiati, offesi, è stato tremendo. Compreso il vice sindaco uscito a testa bassa, perché si rende conto che è una grave perdita per il nostro territorio. È stata una gravissima perdita. Non mi soffermo sull'ospedale perché i miei consiglieri secondo me sicuramente vorranno tornarci. Mi soffermo un attimo sulle politiche educative e la promozione dello sport. Qui io vi voglio dire che dovrete fare i conti con la riforma Gelmini. La riforma Gelmini, insieme alla riforma sanitaria, sta distruggendo ancora una volta le zone interne. Siamo tornati 50 anni fa alle prime classi. Voi qui dite tempo pieno, dopo scuola, non c'è più, la Gelmini ha tagliato tutti i fondi e il comune già annaspava per l'assistenza materiale anni fa, adesso non c'è più nulla. Gli insegnanti di sostegno sono stati tagliati, il turnover è stato bloccato, c'è il maestro unico, già la scuola qua ci sarà, dopo anni e anni e anni tornerà ad esserci una pluriclasse. Significa che verranno a guardia greve, significa che le scuole di contrada chiuderanno, significa che le contrade moriranno. Inutile poi collegare, fare asfalto, eccetera. Le contrade muoiono così. Quindi vorrei sapere come volete fare a fare tutto questo con la riforma Gelmini, ministro di centrodestra, che sta distruggendo la scuola pubblica. Quest'anno si perderanno 536 posti nella scuola, nella regione Abruzzo. E io qua mi dispiace che non ci sia l'assessore provinciale di Brindisi, ho parlato di quello scolastico. Quello scolastico non ci si è mai speso, il centro-sinistra si è speso. E se guardate il riordino scolastico fatto dalla provincia, è vergognoso che si è preso soltanto su base clientelare. Vengono aperti i 10 edifici tecnologici, dove i licei ci sono già, però affidati studi tecnici. C'è l'istituto professionale per la pasta a Faro San Martino. Togliendo quello di scienze meccaniche, va via da Casoli e va invece a Lanciano. Anche la provincia, ho visto che voi vi passate molto subito della provincia su questo piano. Tra la scuola l'ha analizzato in maniera precisa ed è una politica assolutamente clientelare della scuola, che non rispetta i territori, né le esigenze, né le ricchezze dei territori. Quindi vi chiedo come volete fare per mettere in sicurezza le scuole. Lo stesso assessore di Prinz ha avuto pochi fondi provinciali per mettere a posto le scuole provinciali, figurarsi quelli comunali, che comunque il riassetto si era già avviato con l'amministrazione Palmieri. Sono solo contenta che almeno avete scritto qui il buon servizio che la si offre, almeno riconoscete che almeno quello è un buon servizio. Ah, poi qui dite università, anche qui. L'università vuol dire non è mai voluta venire. Stesso discorso che lui, il sindaco, faceva per l'università nel senso di medicina. Le scienze, le facoltà, vedere, non vogliono venire. Sono disdicevoli spostarsi dal capoluogo di provincia in periferia. Quindi volevo chiedere se avete già degli accordi, delle idee sull'università o su un progetto campato in aria. Promozioni attività sportiva, anche qui poi lascio i miei consiglieri. Copertura struttura sportiva di Via Merlo, là sanno tutti che è una zona che acquitrinosa, che ci vuole un nuovo fondamento, che lì deve essere fatto una spesa enorme per Via Merlo, altrimenti ci avrebbe già pensato questa amministrazione. Era un dispendio enorme. E tra l'altro qualsiasi costruzione lì, credo architettonicamente, logisticamente, all'ingresso della città non è la soluzione migliore. E poi parlate di questo fantomatico palazzetto, con quali soldi? Cioè almeno 500.000 euro. È vero, ricordo, una volta ha detto togliamo tutte le strutture, qui dentro è stato detto, togliamo anche Covro e facciamo il palazzetto. E volevo anche sapere, visto che parlate di Santa Lucia, Toro Rosso, Anello, che fine fa Comino? Comino, qui dentro è stata, la struttura di Comino è stata, tutti coloro che mi avete detto, lei l'ha definita sala, la sala da palla. Di Prinzetto che dovevano togliersi i soldi, i finanziamenti per Comino. Il consigliere una volta a Comino disse meglio l'asfalto che la struttura di Comino. In campagna elettorale invece ha detto lo realizzeremo, adesso scompare di nuovo Comino. Avete anche proposto un progetto durante la campagna elettorale, peccato che il progetto era già esistente, firmato dagli ingegneri Annucci, ed erano cose già avviate dall'amministrazione precedente.
Però il sindaco, quando è venuto a Tomi, si è meravigliato in maniera positiva di quello che c'era. Magari se avesse fatto un giro prima nelle contrade avrebbe fatto molta meno polemica qui dentro. Poi qua dice struttura alberghiera, vi chiedo di via orientale che cosa ne volete fare? Quella è la struttura alberghiera, rimasta lì, non ne parlate, non si dice niente, vorrei sapere cosa ne farete di questa struttura alberghiera. Approvazione PRG e PRU, anche qui ci troverò con l'interrogazione che ho presentato in maniera più approfondita, quindi per il momento lo lascio. Vi dico soltanto che completeremo tutte le attività, anche qui un'attività che abbiamo iniziato noi, e quindi possibile rendere grave, anche qui avevamo iniziato un'azione dicendo alla regione che per noi era soltanto un onere fasce impariali e terreni boschivi, che preferivamo darle ai proprietari che magari facevano un po' di anni e tenevano pulite. L'avvocato Sandro Pasquali ci ha detto di no, che quello che è della regione resta la regione. Spero, mi auguro, abbiate trovato una soluzione per questo, però è un problema che abbiamo già affrontato noi. Dopodiché, politica ambientale, anche qui l'assessore Nancarella ha messo in campo molte cose, i crediti di rendita, anche su questo punto. Si dice qua piattaforma ecologica di Piano Venna, diciamo la verità, piattaforma ecologica di Piano Venna, competenza comunale, competenza provinciale, competenza regionale e tornate nuova la competenza comunale. Adesso voi potete farla, non abbiamo potuto farla noi, perché la competenza non era comunale, perché c'è il problema che sapete la causa in corso con Trasati e Mandi. Poi, istituiremo giornate ecologiche, biciclette elettriche, patti, guardia grele è in salita, le contrade sono in salita. Avete previsto una pista ciclopedonale da qualche parte che permetta di fare questa attività? Andiamo avanti. Politiche ambientali, uso risorse primarie, risorse alternative. Allora, sindaco, una volta sì che l'ho vista con la fascia a Lanciano, protesta Centro Oli. E questo comune, questa amministrazione, come si pone per il Centro Oli? Non ho mai sentito scrivere a riguardo. E soprattutto, qua rientra anche l'elettrodotto, che poi Presidente, mi permette, questa delibera numero 133, in Consiglio Comunale prendiamo delle decisioni, poi Giunta prende altre decisioni. Qui abbiamo visto la sospensione dell'iter, 133, voi proponete, delibera di Giunta, proponete un altro tracciato. Vi lamentate che viene tutto scelto nelle stanze segrete, nascoste, eccetera, fate in ugual modo, venite nella Giunta e prendete decisioni diverse da quelle che abbiamo preso, concordate in conferenza di capogruppo e discussi in consiglio comunale riguardo all'elettrodotto. La sospensione è diversa da una proposta di tracciato. Anche lì, senza passare per commissione, senza sentire nessuno, è una procedura alquanto strana che comunque contestiamo. Vi dicevo, l'elettrodotto ma si sposa poi con le politiche ambientali. Avete parlato molto della Covenant of Majors, vi ricordo che anche qui è stata l'amministrazione precedente a siglare questo accordo. Dopodiché vi dite anche, impianti solari su alcuni edifici comunali ci sono già, quindi niente di nuovo, e poi l'istituzione di un gruppo scientifico di ricerca studio. Vorrei capire questo gruppo scientifico come volete farlo, con tecnici locali, con università, come può essere fatto. Ide, istituzione di una commissione comunale di controllo e programmazione opere pubbliche, nuova commissione consigliare, come sarà costituita, da chi sarà costituita, da tecnici, da chi? Di nuovo tornate ai beni immobili, di nuovo uffici scolastici, mi farebbe piacere sapere se l'assessore di Pisa ha dato qualche fondo per questo. Spostamenti vecchi nuovo cimitero, so che si sono bloccati. Anche qui, a noi facevano i nostri operai, cosa hai deciso per portare avanti queste pratiche? Tornate di nuovo alla copertura del campetto esistente, lo ripetete diverse volte, viabilità e parcheggi. Scarsità di spazi, avete appena tolto 17 posti auto. Vorrei sapere dove recupererete questi posti auto, avete tolto ben 17 solo attorno al comune. Tra l'altro è uno scempio quello che avete fatto a Piazza San Francesco. Avete montato un caso per il San Francesco che il sindaco Palmieri ha messo davanti alla chiesa. Adesso avete distrutto una piazza di un centro storico, di un borgo di origini medievali, con strisce ovunque. La destinazione di San Francesco era quella, macchine, strisce, non so dove passare il pullman, ma avete fatto uno scempio architettonico, paesaggistico.